Due anni dopo l'inizio del Covid, esame di maturità, si ritorna alla normalità. Prima di tutto, quali sensazioni? Lei come si chiama? Io mi chiamo Elena. Io ero particolarmente emozionata, più che altro forse perché non mi sentivo molto pronta per le prove scritte, però è stata comunque una bella esperienza. Vi hanno fatto disporre, sappiamo, lungo i corridoi, non dentro le aule. No, lungo i corridoi. Mascherina obbligatoria? No, non era obbligatoria, però l'abbiamo finita prima. Ve l'hanno raccomandata? Sì. Che traccia ha scelto lei? Io ho scelto la traccia su Liliana Segre, sulle leggi razziali e l'Olocausto. Com'è stato prepararsi in quest'anno scolastico che è stato segnato ancora dall'emergenza Covid, proprio per lo scritto? Per lo scritto in realtà avevamo comunque una buona preparazione. Sì, è difficile, più che altro forse per me è stata tutta la parte emotiva, perché ero molto emozionata, è stato un mix di emozioni. Alla fine, dopo quanto ha consegnato? Non lo so, 3 ore forse. 3 ore, se l'è presa. Sì, più 3 ore e mezza forse. Sentiamo anche qualche altra studentessa, lei come si chiama? Daniela. Daniela, che traccia ha scelto? Io ho scelto una traccia sulla musicofilia. Basta, io in realtà ero abbastanza tranquilla per l'esame. L'anno scorso però, per i suoi colleghi, non per lei, è stato diverso. Con tutte le restrizioni del Covid, c'è stato ancora oggi comunque il timore, il fatto che avevano fatto fare la prova lungo i corridoi? No, in realtà non penso sia cambiato molto da farlo in aula o nei corridoi. Era abbastanza tranquilla comunque la situazione. E comunque lei ha una sensazione di liberazione dopo 2 anni tra lockdown e restrizioni? Ah vabbè, sì, certo, è più tranquillo, cioè più libero, sei più tranquilli, certo. Un'altra futura diplomata è incrociata le dita, come si chiama lei? Io sono Giulia. Anche io ho scelto il tema sulle leggi razziali, però l'ho affrontata abbastanza bene, anche io ero abbastanza tranquilla. Alla fine siamo abituati a fare questo tipo di temi da sempre, quindi l'ho vissuta abbastanza bene. Abituati, ma negli ultimi 2 anni anche lei ha studiato in un'emergenza, quella della pandemia. Com'è stato prepararsi? Comunque tra DAD e quant'altro? All'inizio l'ho presa male, nel senso avevo molta paura, però alla fine non è risultato molto difficile, è stato abbastanza normale, come se niente ci fosse stato quasi. Oggi la mascherina solo raccomandata, l'ha portata anche lei, ovviamente. Sì. Com'è andata? Bene, alla fine bene. Pronta per gli orali? Diciamo di sì. No, sì. C'è comunque un ritorno per voi giovanissimi alla normalità dopo 2 anni di restrizioni? Beh, assolutamente sì, direi di sì. Lei si è preparata in gruppo? No, mi sono preparata da sola per gli iscritti, però mi sto preparando in gruppo per gli orali, quindi abbastanza tranquilla anche lì. Meglio potersi preparare in gruppo? Ad esempio 2 anni fa non era possibile restrizioni, lockdown. Sì, è meglio, anche dividersi il lavoro, comunque confrontarsi è molto meglio.